Fu quando lei vinse la Coppa d'Oro ACI. Ah beh, lì ho preso parte da sola alla premiazione. Indovini perché? Perché? Perché il secondo e il terzo classificato si sono rifiutati di venire premiati dopo una donna. E quindi questi uomini, piloti, più o meno gentleman, che si vedevano sorpassare da una donna, questa cosa, insomma, mise un po' tutti nel panico. C'è ovviamente chi reagiva sportivamente, c'è chi invece lo sport lo metteva un po' più da parte, e si arrivò ad anche dei veri e propri sabotaggi ai danni di Ada Pace. Non accettavano l'idea di leggere il mio nome puntualmente ad ogni corsa. E allora studiavano questi trucchetti meschini per mettermi fuori gara. Mi mettevano lo zucchero nel serbatoio, mi bucavano una gomma. Cose così. Lei addirittura, quando arrivava nelle piste o sui campi di gara delle cronoscalate, si faceva vedere poco la sua macchina, soprattutto proprio per paura di questi sabotaggi, di questi interventi. Senta, lei non pensa che questa mania della donna di correre in automobile sia una forma così di snob? Perché mania? Non la considero una mania, perché la donna è all'altezza di poter correre, di poter avere anche dei risultati eccellenti. Ragione per cui ormai c'è l'eguaglianza in tutto, no? Perché non dovesse esserci l'eguaglianza anche nelle corse automobilistiche? Ma lei pensa in qualsiasi tipo di corsa, eh? Qualsiasi tipo di corsa.